Presentato ufficialmente ieri mattina a Comiso al Teatro Naselli, il progetto politico portato avanti da Comiso Futura, che sostiene come candidato sindaco Pippo Di Giacomo. Un progetto civico presentato come aperto a tutti quanti hanno a cuore le sorti della città. La voglia di mettere a disposizione le proprie capacità e la voglia di fare per far ripartire e rilanciare la città di Comiso. Queste le motivazioni che hanno portato Di Giacomo alla scelta di candidarsi. Uno stallo durato quasi 10 anni in cui si sarebbe potuto fare di più, secondo il candidato. Puntare sui finanziamenti europei sarà, in caso di elezione, il primo passo per realizzare importanti opere, lavori pubblici, servizi sociali, attività culturali e turismo. Per ciò che concerne l'aeroporto di Comiso, Di Giacomo intende utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per risanare la situazione finanziaria in cui versa la struttura. Ad aprile saranno rese note il programma e le liste. Lasciato non senza polemiche il Partito Democratico, che ripunterà sulla candidatura dell'attuale sindaco Filippo Spataro, l'ex deputato regionale nonché presidente della Commissione Sanità avvia un nuovo progetto politico con il fine di sedersi sullo scranno più alto del Palazzo di Città.